Ciao da mio Pilates, bentornati e benvenuti ai nuovi iscritti, vi ringrazio. Il video di oggi è dedicato alla respirazione costale posteriore. Di che cosa si tratta? Quando respiriamo e ampliamo i diametri della gabbia toracica, i diametri che si possono ampliare sono quelli laterali e antero-posteriore. Antero-posteriore è indicativo, ovviamente, antero espando la gabbia toracica in avanti e questo è facilmente percepibile. Quando fate un grande respiro sentite le costole che si aprono anteriormente. In realtà esiste anche una piccola, possibilità di espandere la gabbia posteriormente. Non è ampio e non è percepibile come quello anteriore, però assolutamente avviene un'apertura del diametro anche verso la schiena. Vuoi per la vita sedentaria, lo stare sempre seduti, anche un poco gobbi con la schiena che non viene spesso mobilizzata, questa funzione viene un poco persa, ok? Quindi già è un po' difficile di suo, in più il tipo di vita e il tipo di postura può portare a irrigidire ancora di più questo meccanismo. Quindi perché analizzare la respirazione costale posteriore? Uno perché, ripeto, è una funzione, seppur di micro movimento, è una funzione della nostra gabbia toracica, è nelle capacità delle nostre costole e vertebre unite insieme, perché chiaramente sono articolati. Infatti, il secondo mo motivo per cui è interessante lavorare la respirazione costale posteriore è che le costole posteriormente si articolano con le vertebre della colonna vertebrale. Quindi andare a sollecitare con dei micro movimenti queste articolazioni giova assolutamente al benessere della colonna vertebrale. Terzo, quando pratichiamo Pilates o attività di diverso tipo, soprattutto da supini, ma non solo, il respiro posteriore può diventare veramente un feedback che ci dice che stiamo eseguendo correttamente un esercizio. Bene, che cosa ci servirà? Come vi ho detto, mi sembra di averlo già detto, vi servirà una fascetta elastica di media resistenza e faremo gli esercizi sdraiati supini. Una prima parte serve, a percepire, con un primo esercizio, cercare di percepire questa respirazione. Faremo poi degli esercizi e ripeteremo magari ancora il primo esercizio per vedere il miglioramento e sentire. Ovviamente non si tratta di movimenti ampi, quindi se siete troppo di corsa, eccetera, non li fate, dovete avere un po' di tempo per voi, dedicarvi all'ascolto di piccole sensazioni del corpo e piccoli movimenti che avvengono nella vostra schiena. Bene, in attesa che vi procuriate un elastico e un materassino o un buon asciugamano, spesso vi invito a iscrivervi al canale se non vi siete ancora iscritti, magari premete sulla campanellina per avere la notifica di quando pubblico i video. Se trovate interessanti i video mettete pure mi piace, condividete e adesso direi che siamo pronti, ok? Bene. Allora, come vi dicevo, il primo esercizio, allora un attimino che vengo tagliata assolutamente fuori, il primo esercizio in realtà lo faremo da seduti, ok? Per cercare di percepire così a freddo la respirazione costale posteriore. Vi dovete sedere in modo tale da avere proprio i femori e le cosce che impediscono al respiro di andare in avanti, creare proprio un impedimento alla gabbia toracica. Potete stare se volete mettere un cuscino qua o con la testa abbassata, portate l'attenzione proprio alla vostra schiena, nella parte dorsale. Cercate di respirare portando l'aria nella schiena. Sentite che stringete bene le gambe al petto, così quando inspirate è quasi d'obbligo che la schiena, non avendo spazio, scusatemi, che la gabbia toracica, non avendo lo spazio per espandersi in avanti, per elasticità viene spinta all'indietro. Ancora.
Benissimo. Fate tesoro di queste piccole sensazioni perché poi, dopo gli esercizi, andremo a verificare con lo stesso esercizio, diciamo con lo stesso test, il miglioramento. Allora, innanzitutto ci serve, abbiamo detto, la fascetta, la stendiamo, ho dimenticato di metterla direttamente sotto alla schiena e dove in particolare? Innanzitutto aprite bene la fascetta, ok? Aprite bene la fascetta e fate in modo proprio che la fascia vada ad abbracciare le costole, d'accordo, nella parte centrale alta della gabbia toracica, quindi non esattamente sotto nelle costole fluttuanti, ma nella parte, diciamo, nel centro schiena alto. Quindi a questo punto stendiamo le braccia. Iniziamo prima di tutto con una leggera mobilità della gabbia toracica. Pensa, tiro in alto bene il braccio sinistro, elevando l'emitorace sinistro e poi alterno il destro. La testa rimane appoggiata, ok? Tiro per elevare la gabbia toracica. Ancora qualche ripetizione. La testa è ben rilassata giù, il collo è ben rilassato, ok? Questo è per andare a sollecitare un pochino le costole. Bene, a questo punto create una buona resistenza a livello della fascetta, d'accordo? Le braccia sono distese, inspirando, tirate in su in modo da creare un arco, vedete? E nel fuori l'aria ritorno. Io devo creare ancora un po' più di tensione per avere proprio l'effetto di sollevare la gabbia toracica. Questo ancora per mobilizzare e sensibilizzare un pochino la gabbia. In realtà sentirete non solo la gabbia, ma percepirete assolutamente anche la schiena, siamo sempre tutti legati. Inspiro, tiro in su per elevare la gabbia toracica. A questo punto lo ripetiamo. Inspiro. Ora cercate di mantenere la fascetta allungata in su, pensate che le mani da qui non si devono spostare, ma al contrario tirare ancora più in alto e con le costole invece portate la fascetta fino giù al materassino. Quindi mentre schiaccio le costole giù, continuo a tirare in su la fascia e poi rilascio un attimino le braccia. Ancora, inspiro. Tiro in su, proprio con effetto di sollevamento della gabbia toracica. Le braccia continuano ad allungare la fascia verso il soffitto, mentre con la gabbia toracica schiaccio giù la fascia. Ancora. Inspiro, tiro e fuori l'aria con le costole schiaccio giù la fascetta. Due volte ancora. Inspiro, solleva bene la gabbia toracica, allunga in alto le braccia, allungale di più e schiaccia giù bene con le costole. Ultimo, inspiro, allungo in alto, allunga ancora di più la fascia e fuori l'aria giù. A questo punto, tirando la fascia, pensate di allungare la fascia in alto. Ma al tempo stesso non permettete alla schiena di staccarsi, al contrario, con le costole tenete la fascetta, la parte ovviamente che avete dietro la schiena, appiccicata proprio al materassino. Quindi inspiro, tiro con le braccia la fascia, al tempo stesso con le costole giù e rilasso. Ancora. Con le braccia tiro la fascia verso il soffitto e al tempo stesso con le costole appiccico la fascetta al pavimento. Ancora tre. Inspiro, quindi rispetto all'esercizio di prima, vi accorgete che nella fase di inspirazione non permetto alla schiena di staccarsi. E rilasso. Ancora una volta. Inspiro, con le braccia tiro forte. La fascetta e con le costole altrettanto forte lascio appiccicata la fascia a terra. Ultimo, inspiro e fuori l'aria. Benissimo. Ora rilassate un attimo le braccia, le mani, portate le ginocchia al petto, sollevate la testa e le spalle, tornate seduti nella posizione iniziale, abbracciatevi proprio
Forte, 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 stringetevi bene le gambe al petto e provate a respirare con la schiena. Molto bene. Allora, il movimento chiaro che non so se si riesca a vedere attraverso il video, ma sono certa che sentiate una schiena differente. Le sensazioni possibili sono di sentire la schiena più libera, la schiena più grande, il dorso più ampio e la pelle un po', diciamo che viene tirata soprattutto dall'aria che respirate, il volume d'aria che respirate lo portate nella schiena e fa proprio un effetto di stiracchiamento. Bene, allora, spero che questo esercizio vi sia stato utile e abbastanza, diciamo, indicato per tutte le persone. Ovvio che persone con una ipercifosi, ecco, non lo consiglio perché sono già magari in diciamo con la schiena ricurva in avanti, però in ogni caso l'obiettivo dell'esercizio è vero che magari ci ifotizziamo un pochino, però è molto più sottile, quindi va a sbloccare un pochino le articolazioni, le microarticolazioni fra costole e vertebre. Quindi mi raccomando, il limite è sospendete se sentite dolore. E se non capite, potete assolutamente scrivermi, praticatelo perché dà veramente una scioltezza immediata alla schiena. Certo, non è l'equivalente di una lezione di mobilizzazione, di allungamento, di stretching, però se avete poco tempo a disposizione, assolutamente è un esercizio indicato. Verrà inserito in alcune playlist dedicate o alla ginnastica energetica o alla respirazione. In generale potete eseguirlo al di là a fine se stesso oppure anche in fase di riscaldamento, per esempio per una lezione Pilates o per una lezione di yoga o laddove comunque la respirazione debba essere coinvolta, quindi perché no anche la camminata e la corsa, laddove meccanicamente ci prepariamo con diciamo una gabbia toracica più elastica per respirare meglio e permettere meglio la funzione respiratoria che viene ampiamente sollecitata nelle attività chiaramente aerobiche. Bene, rinnovo allora i saluti, il buon weekend, iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti sulla campanellina, fate clic anche sulla campanellina per avere la notifica dei nuovi video. E bene, di nuovo ciao a tutti e a presto!